rispetto all'immagine di Narciso, quello che io non so è che cosa ha visto lui in quel momento. Noi possiamo speculare e immaginare che lui abbia visto il suo riflesso, ma quello che noi vediamo come immagine riflessa di quello che noi veramente siamo è comunque sempre una proiezione. Noi vediamo l'idea che ci siamo fatti di noi stessi e anche negli altri vediamo l'idea che ci facciamo degli altri. Sai, è interessante rispetto a un'opera come Aiace e Cassandra che oggi è allata sull'altare, diciamo, sottolineare il fatto che iconograficamente l'immagine della donna, se pensiamo per esempio al ratto delle Sabine di Gian Bologna, come al ratto di Proserpina di Bernini o tante altre figure di ratto, di violenza, l'immagine del volto della donna è sempre quasi accogliente, quasi abbandonato, consapevole, quasi forse di meritare quello che sta accadendo. Questo però non è corrispondente poi alla realtà dei fatti. Allora per me era interessante invece affrontare e bloccare quel fotogramma, frizzare quell'evento in un momento di reazione, fissare la reazione, perché in quella reazione c'è una possibilità altra rispetto a quelli che poi magari sono gli eventi. Quindi ho bloccato il momento della reazione.